davvero una fortuna. Avevo appena dato l'esame di Stato, mi sono laureata in psicologia e mi stavo affacciando sul mondo del lavoro con le difficoltà che immaginate. Quindi che si fa per affacciarsi sul mondo del lavoro? Ricerca frenetica in internet e ho trovato questo bando e l'ho trovato subito interessante perché mi dava la possibilità di progettarmi il mio lavoro, di inventarmelo, unendo quelle che erano le mie passioni principali, quindi la psicologia, ma ci ho messo dentro anche il cinema e il teatro, che sono altre mie due passioni. Non per tediarvi con i dettagli del progetto, però il mio progetto si chiama L'Enciclopedia Diversamente Utile perché ha coinvolto 50 ragazzi disabili in un percorso prima teatrale che poi è diventato cinematografico nel tentativo di realizzare tre film, uno al Museo Egizio, uno al Museo del Cinema, uno al Castello di Moncalieri, didatticamente utili. Quindi praticamente i contenuti di questi film, che sono comunque di storie divertenti, che tra l'altro hanno inventato i ragazzi nel percorso laboratoriale, che io ho monitorato, cercando di capire quanto questo tipo di attività, sempre più tagliate, fanno comunque bene ai ragazzi, però c'era anche la finalità di un prodotto, appunto questi DVD, questi film destinati alle scuole, nel tentativo appunto di offrire un'occasione didattica nuova, grazie ai ragazzi disabili. Non è stato per niente facile, cioè io non è che ho inventato questo progetto ma non lo sapevo fare, mi sono sperimentata, quindi ho dovuto imparare tantissime cose quest'anno, ma è stato stimolante, quindi secondo me forse il nome master non è così sbagliato, perché io davvero ho imparato tanto quest'anno ed è stata un'esperienza molto bella anche a livello personale, a livello di soddisfazione, il Museo Egizio che apre le porte per ospitare solo noi e fare le riprese, o il Museo del Cinema che ci permette di fare la proiezione al Cinema Massimo con 450 persone che vengono a vedere i film che hai fatto con il tuo progetto, è una bella soddisfazione. E quindi io vi auguro davvero di partecipare a questo progetto mettendo in campo quelle che sono le vostre passioni e cercando appunto di scrivere qualche cosa che vi piacerà poi fare perché lo renderà stimolante e bello.